Salve a tutti, popolo del web, rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme, Coppa Italia, semifinali di andata, Milan, Juventus per la prima semifinale, la seconda semifinale sarà tra Inter e Napoli. Ma prima che tutto questo inizi, non dimenticatevi di mettere like al video e, cosa molto importante, iscriversi al canale per non perdere le news dei video. Discuteremo della Coppa Italia, semifinali di andata tra Milan e Juventus. Quando si scontrano Milan e Juventus, di solito, e ripeto, di solito, sono partite ricche di gol e di emozioni salienti. E anche questa partita non è da meno. Anche se la Juventus non è la solita Juve che attacca subito, diciamo che è una Juve che aspetta l'avversario, che è una Juventus che aspetta l'avversario, lo abbiamo visto pochissime volte. E infatti il Milan passa in vantaggio con Rebic. Diciamo che il Milan ha scoperto un buon attaccante con Rebic. Infatti siamo al 90° minuto e nell'area del Milan accade un fallo. Il VAR interviene, comunica all'arbitro che c'è una irregolarità di un presunto rigore per la Juventus. L'arbitro va al VAR, lo va a vedere e dopo un po' di tempo fischia il rigore. Visto da casa, sinceramente io non l'avrei dato, perché diciamo che per me è un rigore molto generoso. Questo è quello che penso io. Allora, sul dischetto va CR7 Cristiano Ronaldo e non perdona, 1-1, e la partita finisce. Diciamo che è stato un regalo questo calcio di rigore, anche se la Juventus negli ultimi minuti stava spingendo molto per segnare il gol dell'1-1. Però regalare i rigori, devo dire la verità, non è affatto giusto a me, e questo è quello che penso io. Per me è un rigore regalato. L'altra semifinale era Inter-Napoli. Beh, diciamo che l'Inter con Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, De Vrij, che l'Inter ha una signora squadra. Vedendo la partita, le due squadre si studiano varie occasioni, sia per l'Inter sia per il Napoli. In porta per l'Inter c'è Padelli. Comunque è una bella partita, piena di occasioni sia per l'Inter che per il Napoli, ma Padelli nulla può quando Di Lorenzo fa un gran passaggio a Fabian Ruiz, un tiro che si va a insaccare nel set nell'angolo alto. Imparabile per Padelli, 1-0. Diciamo che poi l'Inter crea molte occasioni, la più clamorosa ce l'ha sui piedi Romelu Lukaku, ma la sbaglia. Poi nel finale altre occasioni per l'Inter con De Vrij, con Lautaro Martinez. Purtroppo per l'Inter la porta è stregata. Infatti la partita terminerà 1-0 per il Napoli.
grandissima vittoria a San Siro non era assolutamente facile. Adesso bisognerà aspettare solo il ritorno a San Paolo. Con le unghie e con i denti bisogna portare un risultato positivo e andare in finale di Coppa Italia. Faccio i complimenti a Rino Gattuso. Davvero ha dato una grinta a questo Napoli. Siamo giunti al termine di questo nuovo video. Coppa Italia, semifinali di andata. Wagyu, ma raccomando, condividiamo video in coppe social, Facebook, Twitter e Instagram. Mi voglio bene a tutto quanto, ci vediamo al prossimo video. Ciao Wagyu!